Ciao amici, sono tornato. sono tornato con un video un po' particolare. Avevo in programma un altro video tecnico su un soggetto, ma è un periodo dopo ho troppo lavoro e davvero non riesco a dedicarmi a una cosa nuova. Però siete in tanti che continuate a seguirmi e io per questo vi ringrazio e mi fate un sacco di domande. Io cerco di rispondere a tutti, però purtroppo non è possibile, ma ho notato che le domande sono quasi tutte uguali, cioè gli argomenti sono sempre quelli. Quindi ho deciso di fare un video dove darò delle risposte, anche se dire risposte non mi piace, dirò la mia, ecco, su questi argomenti, in modo da accontentare un po' tutti. Partiamo da la cosa che tutti chiedono di più, l'attrezzatura. Tantissimi mi scrivete, mi consigli questo, mi consigli quello, questa macchina invece di quella, quell'obiettivo invece di questo, ma e soprattutto ho notato in tanti, ora mi state chiedendo un parere sul corredo, cose tipo ho Nikon, voglio passare a Sony, ho Sony, voglio passare a Canon, ho Canon, voglio passare a Fuji, ho Fuji, voglio passare a Nikon. Io, ragazzi, sapete come la penso su questo argomento e qui voglio ribadirlo ancora una volta e cercare di essere il più chiaro possibile. Prima cosa, chi vi racconta che cambia corredo a costo zero vi dice una palla enorme. Non fatevi prendere per il culo, ve lo dicono per giustificare il fatto che hanno buttato via migliaia di euro. Perché anche se tu compri tutto usato, dei soldi ce li smeni, non c'è niente da fare. Che siano tanti, che siano pochi, ce li smeni. Per cui c'è un discorso economico da fare. Tolto il discorso economico, che qualcuno può anche permetterselo, quindi affari suoi, c'è un discorso pratico, tecnico. Io vi domando, è quello che domando sempre, ma quando fate queste operazioni cosa sperate di ottenere? Cioè pensate che la foto che non siete riusciti a fare ieri con il corredo Nikon domani riuscirete a farlo con il corredo Canon? E questo è il punto, perché non è così. Se non siete riusciti ieri con il Nikon non ci riuscirete domani con il Canon, neanche dopodomani con il Sony e via dicendo, perché non è quello che fa la differenza. Ma dovremmo essere, io batto su questo tasto da anni, ma però sono un po' una mosca bianca. Ma non fatevi prendere per il culo, non fatevi prendere per il culo dai siti, dai forum, dai gruppi, tutte queste cazzate che vi dicono il filtro anti-flicker, la nitidezza, ma sono cazzate. Ma sono cazzate che a occhio nudo voi non le vedete, ma a parità di costo, perché dobbiamo sempre fare un discorso di parità di costo, quindi parità di livello, no? Ma si assomigliano tutte, le differenze sono proprio minime. Cioè l'ammiraglia Canon e l'ammiraglia Nikon e l'ammiraglia Sony, per dire i tre marchi più venduti, ma sono lì, cioè le differenze sono minime, magari una ha un autofocus un pochettino migliore, l'altra tiene mezzo stop in più l'ISO, quell'altra ha un pelo di nitidezza in più, ha l'esposimetro un pochino più preciso, ma non è che vi cambia la vita, non vi cambiano la vita, cioè non è che quello che non riuscivate a fare con una riuscirete a farlo domani con l'altra, no. Perché riuscire a fare le foto che avete in mente, e se vi sono scappate, è una questione solo vostra, di impegno, di riflessi, di capacità tecnica,
di tante cose, ma che col mezzo non ha niente a che vedere. Certo, può starci il discorso se mi dici passo dalla macchina entry level alla miraglia, allora lì c'è il cambiamento, però parliamo di due settori completamente diversi. Ma come quello che mi dice ho la R5 e vorrei la R3, prenditi la R3, ma non è che farai cose diverse, chiariamoci, la differenza davvero valeva quando Sony era l'unica che faceva mirrorless di livello, perché la mirrorless ha oggettivamente dei vantaggi rispetto alla reflex. Ma adesso che tutti fanno mirrorless di livello, un brand vale l'altro. Cioè, sono soldi buttati via, io non so più come spiegarle queste cose. Non so più come spiegarle, ma le persone si divertono. Vabbè, comunque, sappiate che a tutti quelli che mi rispondono così, che mi fanno queste domande, io risponderò così. Io risponderò in questo modo. Questo è il mio modo di vedere. E aspetto qualcuno che mi smentisca. Io lo aspetto. Perché con l'uso che si fanno delle fotografie, io parlo di amatori, attenzione, parlo di amatori, perché quando si arriva sul professionale ci sono altri fattori da considerare che esulano dall'autofocus, dalla resa alti ISO, ci sono tante cose che chi usa la macchina fotografica per lavoro deve tenere in considerazione. Però non è questo di cui stiamo parlando, noi stiamo parlando dell'amatore, della persona che usa la macchina fotografica per divertirsi. Quando qualcuno mi dimostrerà che pubblicando le foto su Facebook, dove, o su Instagram, dove volete voi, che è il 99% dell'uso che si fanno delle fotografie, voi riuscirete a notare tra una foto e l'altra la differenza, io vi offrirò da bere. Nessuno per me ci può riuscire, io sfido chiunque a farlo, sfido chiunque. Detto questo, un'altra domanda che tanti mi fate, in campagna pagamento, in tanti mi chiedete se valgono la pena, se davvero si ha un qualcosa in più. Cosa ne penso io in generale? Io cosa ne devo pensare? A me non piacciono, io non ci vado, non ci sono mai andato, non ci andrò mai. Per il discorso che vi ho fatto tante volte di originalità, di unicità delle foto, perché il capanno a pagamento, alla fine le foto che farete saranno uguali a quelle di altri mille. E poi soprattutto un discorso per me importantissimo, che è quello di soddisfazione personale. Io trovo proprio un senso di godimento nel riuscire a centrare un obiettivo, prefiggermi di fotografare un soggetto, riuscirci a tirarlo, fare quello che è la cosa che mi piace, non è il fare il click, perché il fare il click, cioè sono capaci tutti, un'altra che il soggetto è lì e tutti lo fotografano, la bravura non è lì. Bravura. Poi non mi piace neanche usare il termine bravura, perché sembra la soddisfazione, ecco, io parlo proprio di soddisfazione, e quello che proprio mi rende contento è questo, è prefissarmi un obiettivo e centrarlo. Per me la fotografia naturalistica, quello che dà a me soddisfazione è questo. A me piace farla da capanno per questi motivi, ripeto, parliamo sempre di cose personali. Perché in tantissimi mi dite: Marco, io voglio andare ai capanni a pagamento perché non ho tempo di farmi un capanno mio. Questa è una cazzata, permettetemi di dirlo. Almeno è una cazzata nell'80% dei casi, perché è ovvio che se vivete in centro a Milano è difficile, cioè capisco che è difficile trovare un posto, trovare il modo di seguire quel posto, ma per tutti gli altri non è così. Perché è solo una questione di mancanza di voglia, perché uno se vuole il tempo se lo trova,
non c'è niente da fare. Io me lo sono sempre trovato e ho sempre lavorato, ancora prima di fare il libero professionista, quando lavoravo da dipendente, che facevo orari da dipendente, io mi alzavo prima al mattino per andare a pastorare il capanno o ci andavo quando tornavo a casa la sera che era buio. E come me fanno tanti miei amici. Quindi il tempo, se uno vuole, lo trova. È la voglia che spesso non c'è. Ed è comprensibile, per carità di Dio, è comprensibile. Perché è un impegno e non tutti hanno le forze di farlo. Perché io lo comprendo questa cosa, soprattutto per chi ha famiglia, ci sono delle priorità, e giustamente. Però ecco, diciamo le cose come stanno. Diciamo non c'ho tempo, non è vero. Non ho la possibilità e non ho la voglia, va bene. C'è il capanno a pagamento. Vi fa divertire, sicuramente. Se vi divertite, la mia risposta è sempre la stessa. Se vi divertite, va bene. Perché se fate la fotografia per hobby, l'importante è divertirsi. L'importante è avere soddisfazione. Se voi avete soddisfazione e avete divertimento, va benissimo. Va benissimo tutto, Va benissimo anche andare a fare i rapaci di falconeria se vi divertite. Perché ribadisco, se il significato è divertirsi, ok, tutto è lecito e va bene. Ponetevi sempre questa domanda, come prima. Per me le questioni sono tutte semplici. Bisogna farsi la domanda giusta e trovare la risposta. Una volta che è fatto, ve la date. Mi diverto, sì, a posto. Finito, chiuso il discorso. Se chiedete la mia opinione, l'ho ribadita. Io ci vado solo in casi estremi all'estero, perché per ovvi motivi, nel senso, se vado in Finlandia, in Norvegia, in Spagna, cioè non, sì, puoi andare a fare qualche cosa di vagante, ma magari il tempo è poco e vuoi fotografare, non conosci i posti, è normale che vai, è normale, lì ci sta. Poi c'è anche un approccio diverso all'estero su tante cose, in tanti posti. Vabbè. Comunque, io per me, per quello che piace a me, lo concepisco solo così, solo se vado all'estero. Per il resto, no. Cambiamo argomento. E questa è una domanda che mi hanno fatto in pochi, però mi piace rispondere. C'è stato soprattutto un ragazzo, Michele, che mi ha chiesto se per me è meglio andare a fotografare da solo o in compagnia. Questa domanda mi piace. Dico la mia. Ho sempre pensato che i risultati migliori si ottengono da soli. Perché? Perché quando sei da solo sei più concentrato, prima cosa, non ti distrai in chiacchiere, in cazzate varie, sei pronto al momento. Qualsiasi cosa stai facendo la fai per te, in base alle tue esigenze e alle tue capacità. Non devi scendere a compromessi. E questo se parliamo però di risultati, attenzione. Se uno vuole andare a fotografare perché vuole la fotografia, perché il suo scopo è ottenere lo scatto. Allora da soli. A meno che non abbiate la fortuna di andare con qualcuno che sia assolutamente compatibile a voi. Mio esempio, io vado a fotografare con una persona sola, con il mio amico Alessandro, e noi andiamo sempre assieme. Ma perché? Perché abbiamo una visione identica della fotografia. Ci piacciono gli stessi tipi di scatto, ci piace fare le stesse identiche cose. Non dobbiamo scendere a compromessi sull'attrezzatura, perché bene o male siamo lì. Cioè non è che uno va a 300 mm in più e l'altro a 300 in meno, quindi dove mettere il protettore, no, noi abbiamo lunghezze focali uguali. E questo è importante, questo è importante. Ci completiamo a vicenda, perché io magari sono più ferrato sul lato tecnico e lui è più su quello artistico, quindi lui magari viene in mente una cosa da fare, io trovo il modo di farla. A volte succede anche il contrario, ma ci completiamo. Ecco, è una cosa difficile, ma se capita, questa è la situazione migliore, anche perché
potete, se si può fare come facciamo noi, che essendo in due, ad esempio, noi abbiamo tre capanni, riusciamo a gestirli, uno lo gestisco io, uno lo gestisce lui, uno ce lo facciamo metà per uno. E questa è la possibilità in più. Però ci deve essere feeling assoluto, eh. Noi siamo amici anche al di fuori della fotografia, vacanze assieme, cene assieme, tutto questo, qui siamo proprio amici, quindi è una cosa che va oltre. Se avete questa possibilità, allora questo è il top, se no da soli, se avete lo scatto. Se invece quello che volete è la giornata in compagnia, la giornata di divertimento, allora è ovvio, più ci si diverte, questo è scontato. Anche qui, tutto dipende da quello che cercate. Se parliamo di mera fotografia, da soli, e su questo non ci piove. Altro argomento molto dibattuto, la post-produzione. Cosa ne penso della post-produzione? È una domanda, scusatemi per chi me la pone, ma chiedermi cosa ne penso della post-produzione e dirmi cosa ne penso della fotografia. Cioè, la post-produzione è parte integrante della fotografia. Chi vi dice io non post produco, vi dice una cazzata, perché se non lo fai te lo fa la macchina fotografica, eh? Attenzione, perché la macchina fotografica ha in sé un software che elabora le immagini. Sempre, anche se tu voi mettete tutto standard, la macchina fotografica è impostata con i suoi profili e elabora le immagini. Quindi già è fatta la post produzione, già è fatta. Giusto per sfatare un metodo. Ma la post-produzione non è nulla di diverso dallo sviluppo che si faceva in camera oscura. Chi ha sviluppato? Io ho sviluppato, queste cose le facevi. Si faceva tutto quello che si fa in post-produzione, era molto più complicato, era una gran rottura di coglioni, perché con il cronometro, l'ingranditore, metti l'illuminazione qua, copri col cartoncino di là, cioè era una rottura di palle infinita. Però scusate perché, però si faceva, quindi non è vero. E imparare a post produrre è imparare a fotografare. Se uno non sa post produrre non sa fotografare, perché la cosa più importante della post produzione è saper leggere le immagini. Se tu sai leggere un'immagine capisci dove devi intervenire. Se non sai leggere le immagini non sai fotografare, non c'è niente da fare, non ci sono palle. Cioè, il fotografo deve saper scattare, deve saper leggere l'immagine, quindi deve sapere se devo aprire le ombre, chiudere le ombre, alzare i neri, abbassare i neri, la temperatura colore, via dicendo mille e una cose che si possono fare. Certo, Photoshop, a chi mi chiede delle alternative, no, non esistono alternative a Photoshop, tutto il resto è un anni luce indietro, quindi Photoshop e basta. Photoshop offre possibilità infinite, tutto dipende da quello che cercate, cioè quello che volete fare. Certo, se dopo si passa, attenzione, cioè, la post produzione è una cosa. L'alterazione delle immagini, il fotomontaggio, sono un'altra cosa. Non confondiamoli, perché sono due ambiti completamente diversi, entrambi leciti, entrambi belli. A me piacerebbe tantissimo essere capace di fare certi fotomontaggi, certe composizioni, che sono per me delle opere d'arte, non sono capace. Non è anche il tempo di imparare, di mettermi lì. Però c'è gente bravissima che fa delle cose meravigliose. A me piacerebbe, purtroppo non so neanche se ho la capacità e non ho il tempo di imparare, però è un'arte ed è bellissima, e non pensiamo che sia solo Photoshop, perché chi la fa davvero bene sa fotografare, attenzione, quelli davvero bravi che uniscono 5, 6, 7 scatti per creare una scena, lo fanno con cognizione di causa, con le luci giuste, con le ombre giuste, fanno tante cose che bisogna essere capaci di fotografare. Però, tornando a noi, la post-produzione è fotografia, non c'è niente da fare.
chi non post produce, peggio per lui, cosa gli devo dire, cioè è inutile. Ci sono certe persone che tu gli puoi sbattere la testa contro il muro 100 volte, tanto le cose in testa non gli entrano, no? Quindi io non gli... ci sono discorsi che non sto neanche a fare. E qui mi ricollego a un'altra cosa che mi viene chiesta tante volte: non ti vediamo mai sui gruppi fotografici, non ti vediamo mai sui siti, perché? Perché dovrei, io vi domando, cioè i gruppi fotografici di Facebook io li ho sempre visti come il male assoluto della fotografia, posso parlare solo male, non c'entrano niente con la fotografia, i posti dove le persone vanno per sentirsi grandi, per sentirsi fighi, vabbè, sinceramente sono cose che non mi interessano, non ho nel tempo, no, sono troppo vecchio. Quindi no, non li frequento, li ho frequentati in passato e me ne sono andato subito perché c'era solo da litigare. Poi capisci subito che è di fronte dei minorati mentali, quindi è inutile. Tanto che poi sono sempre gli stessi, sono sempre gli stessi che poi trovate sui vari siti che vanno a sindacare, a puntare il dito, poi vabbè. Ma lasciamo stare, tanto i personaggi sono quelli, si conoscono, si sanno. No, io sono cose che detesto, se qualcuno ci va, ripeto, siamo sempre lì, se vi piace divertite, fate bene andarci, io non ci vado. E un'altra cosa che mi chiedete sono le mostre, cosa ne penso delle mostre? E perché non ne faccio? Non ne faccio perché non trovo nessuno che me le paga, molto semplice. cioè, io fare una mostra per vanagloria non ne vedo l'utilità, cioè che senso ha far vedere le mie fotografie appese che dopo ci vengono i miei amici, ci vengono i miei parenti, cioè, che significato ha? Devo spendere dei soldi e se di farla bene sono comunque spese magari importanti, 400, 500, 600 euro, dipende da quello che volete fare, anche di più, anche migliaia di euro, dipende un po' da quello che volete fare, perché fra stampe, locali, via dicendo, i soldi ci vogliono. Quindi se qualcuno mi viene a dire ti sponsorizzo totalmente, 100% la mostra, io l'ho ben volentieri, guardate. Ma farla io di mia iniziativa no, non ho un motivo. Io non faccio fotografia naturalistica per guadagnare, io la faccio per divertirmi. Quindi non vedo un'utilità. A chi me lo chiede, sì, io faccio il fotografo di professione, non nell'ambito naturalistico, per fortuna, perché non ci si vive, non c'è nessuno che vive, anche tanti me lo chiedete, vorrei fare fotografo naturalistico, auguri, non ci si vive, io non conosco nessuno che ci vive, quelli che lo fanno sono persone che sono più che altro accompagnatori turistici, cioè si mettono d'accordo con qualcuno che ha i capanni o hanno di loro, vi portano, vi fanno fotografare, ma non è niente a che fare con l'atto di fare la fotografia e vendere le fotografie, che sia poi a un'agenzia, che sia a un cliente, che sia a chiunque. Quei pochi che sono rimasti, che lavorano per agenzie importanti, riviste importanti, gente che ha iniziato in questo settore quando non erano in pochi e il mercato era diverso, adesso non ci si vive. Cioè, ecco, io vi dico, se volete fare il fotografo di professione, cercate un ambito che vi dia da mangiare. E non è sicuramente la fotografia naturalistica, ecco. Perché è un settore inflazionato e non è un argomento che ti dirà che piace, perché non è interessante. Anche qui non credete alle palle che vi dicono, non credete, perché ne leggo tanti che ne dicono quante, ma dopo, ma chi lavora in fotografia lo sa quali sono i costi, sa quali sono le spese, sa quali sono i guadagni.
Per cui sì, il neofita si può far credere che io, facendo i miei workshop, guadagno migliaia e migliaia di euro, c'ho questo, c'ho quello, ma a chi ci lavora dentro lo sa che sono cazzate, eh? Lo sa. Cioè, quindi, non fatevi fregare, è della vostra vita che stiamo parlando, perché se si prendono delle decisioni sul lavoro sono importanti e vanno prese in un certo modo, eh? Quindi valutate bene tutto quello che ci gira attorno, perché qui errori non se ne possono commettere, purtroppo. Io credo di aver dato un po' le risposte alla maggior parte delle domande che mi vengono fatte, come sempre. E non pretendo di essere depositario della verità, ho detto la mia, dico la mia su tutto, sempre libero di felice di essere smentito su tutto, però se mi viene chiesta la mia opinione io dico la mia. A me quello che preme, che io cerco sempre di far capire quando faccio questi video, è che dovete, e mi rivolgo a chi ama in esperienza, dovete imparare a ragionare con la vostra testa, perché soprattutto in ambito di fotografia, quando si parla di spendere soldi, le persone difficilmente ammettono che li hanno buttati via. Quindi se gli chiedete a uno com'è la vostra macchina, com'è la tua macchina, com'è il tuo obiettivo, ti dirà sempre che è figo, ti dirà sempre che ha fatto la cosa giusta. Non è così, nel senso, io ho fatto tanti errori nella mia vita, in 30, quasi 35 anni che fotografo, di errori di acquisti sbagliati ne ho fatti, alcuni li faccio ancora tuttora perché sono scemo, perché sono testardo, però so di commetterli, io vi faccio un esempio stupido, io penso nella mia vita ho comprato 5 o 6 85 mm, lo compro, rimane nell'armadio un anno, lo uso magari una volta, dopo lo rivendo, poi dopo magari passano due anni, mi voglio avere l'85, lo ricompro, lo uso una volta, lo uso magari un anno, lo rivendo, e via così. Tanto per dirne una, fortunatamente li compro usati, quindi ci sveno sempre qualcosina, ma si parla di 100-150 euro, niente che fanno, niente, non ti cambiano la vita. Però ognuno ha le sue, no? Io ho questo video 85, continuo a comprarlo, vendo, adesso ne ho un altro, l'ho usato tre volte, mi sono promesso di non rivenderlo più, vediamo se ci riesco. Però voglio dire, gli errori si commettono, però ci sono errori, nel senso, quando si va a parlare di fotografia naturalistica si parla di cose che costano tanti soldi, cioè quello che ti dice vendi 600 Canon per comprare 600 Nikon, vendi 600 Nikon per comprare 600 Sony, che magari la cosa ti costa 3, 4, 5 mila euro. Io devo sempre capire, sì, e poi con 600 Sony faccio qualcosa che non faccio con 600 Canon. Se mi fai vedere, se me lo dimostri, io ci sto, altrimenti. Ancora nessuno me l'ha dimostrato, eh? Quindi, amici, quando si parla di attrezzatura, che so che è l'argomento che interessa di più a tutti, io batterò sempre su questo tasto, spremete quella che avete e comprate e cambiate quando davvero sentite che vi va stretta, ve ne accorgete, se sapete fotografare ve ne accorgete. Poi, se avete tanti soldi, vi piace buttarle via, ma fate quello che volete, cioè, siamo sempre lì, no? Però se si parla di persone che hanno delle disponibilità nella media, è il ragionamento da fare questo. Ora, prima di chiudere, torniamo a noi. Io spero di poter tornare presto con dei video sul campo. Quello che avevo promesso, il prossimo video che voglio fare è quello sul Martin Pescatore. Purtroppo mi ci vuole tanto tempo perché il mio capanno del Martino l'hai abbandonato da ormai un paio d'anni, quindi devo andare, devo riavviarlo, devo
devo ristrutturare il capanno che nel frattempo è stato coperto dalla vegetazione, si è distrutto con la pioggia, il maltempo. Ho tanto lavoro da dover fare, devo riabituare il Martino ad arrivare e ci vuole anche qui un bel po' di tempo, e tempo che adesso non ho perché il lavoro non me lo consente. Appena possibile lo faccio, me lo sono ripromesso, sta arrivando anche la stagione giusta per farlo, con la luce giusta, ci vuole un po' perché io lo faccio quando sono sicuro di poter offrire un buon risultato. Spero a breve. Nel frattempo io vi ringrazio tutti perché continuate a seguirmi e spero di avervi dato un po' di risposte, avervi chiarito qualche idea. Vi abbraccio tutti e alla prossima.